Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi vi spiego come installare un plugin per Refactor 2 per poter utilizzare Motec, quel software di analisi della telemetria che ci è messo a disposizione praticamente gratuitamente. Allora, siamo sul sito della motec.com.au, andate su software, sotto la categoria download, latest release, e cercate i2, eccolo qua, i2, e scegliete la versione che vi interessa. Quindi c'è i2 Pro oppure la standard. Io mi scarico la Pro V1 1.4 da 64 bit, che è qui, pesa 19 mega, pesa praticamente nulla. E nel frattempo vado a scaricarmi dal forum dello Studio 397 il plugin Dump Plugin Handler. Allora, ci sono sono quattro file, due versioni, la 810, la 0.810 e la 0.910. Allora, sulla 3VC ho installato la 810, con voi oggi voglio installare la 910. Lo scarico, ovviamente vi lascerò il link in descrizione per andare a scaricare questo plugin sul forum, non c'è bisogno di essere connessi. Fatto ciò, andiamo a installarlo. Quindi mi scarico, mi estraggo il mio file qui del plugin, ci clicco sopra. Quindi dovete dire sì, e qui dice: tu sei sicuro che vuoi, sei d'accordo di voler contattare Motec? E qua dite no, perché altrimenti non installa nulla. Quindi grazie, eccetera, eccetera, finish. E quindi qui andiamo ad aggiungere la cartella di Rfactor. Quindi è molto importante andare a trovare quella che è la cartella. Quindi noi andiamo, che dovrebbe essere programma questa qua, me l'ha segnalata, però non ero sicuro. Ho detto guarda che potrebbe essere questa, ma io voglio essere sicuro di quello che vado a fare. Steam Up mi pare, eccolo qua, poi Common e poi Rfactor 2 che è qui, eccolo qua, seleziono. E quindi dico, seleziono, eccolo qua, e quindi faccio install. Ha detto installato, quindi tecnicamente il plugin è installato. Quindi poi mi installo il Motec, ovviamente. Dovrebbe essere qua, dovrebbe partire. Eccolo qua, anche se io avevo una versione un po' più vecchia installata, c'ho la 4, next. Accetto, next, next, yes. Ok, mi dice che stavo utilizzando la stessa cartella, quindi di chiuderla. Allora, intanto avviamo Rfactor 2. Poi andiamo a vedere in single player se è attivo il plugin, quindi basta andare in single player, andare su opzioni, plugin e vedere se dump plugin è installato. Ora noi stiamo avviando Rfactor 2, ci metterà una vita. Ragazzi, opzioni, plugin, dump plugin, si sì, installato. Adesso bisogna verificarlo, prendete un veicolo, un circuito qualsiasi, prendete, fate caricare e poi guardate cosa succede. Se tutto ha funzionato, sentirete una voce che dice plugin attivo, data log activated, e quando uscite dalla pista vi dice data log disattivato, una cosa del genere in inglese. Questo è il segnale con il quale vi dice che sta registrando i dati da analizzare e i dati sono stati analizzati quando uscite. Quindi adesso proviamo a fare un giro o anche poco. Ecco qua. Locking enabled. Avete sentito? Login enable. Quindi adesso io, esco, sono qua.
sentito leggermente il login, finisce quello che è, quindi esci, quindi già vuol dire che il plugin sta funzionando. Adesso, ovviamente, non vi ho detto di installare il modec, ma lo installate, lo avviate e qua fate, se volete, create no, new workspace, mettete, che so, circuito, gli mettete un nome, che so, io metto Fabrizio nel mio workspace, terminare, e qui mi ritrovo dove analizzare il tutto. Allora, che bisogna fare? Bisogna aggiungere una directory, una cartella dove andare a reperire automaticamente i dati che mi tira fuori appunto il mio RFactor 2. Quindi vado su dove ho installato, quindi io è disco E, program x86, Steam Apps, Common, RFactor 2, log, eccola qua, mi ha creato una cartella log e come vedete mi dà praticamente tutto, cioè se io allargo qua mi dà tutte le informazioni che mi interessano, ragazzi. Quindi brand hatch, sezione del 2019, il driver, chi è il pilota, quando, se ho fatto un giro veloce, il tipo di veicolo, eccetera, e qui il sommario. Faccio open e guardate un poco, magia, e qui si aprono tutte praticamente le informazioni. Ovviamente non è un video per spiegarvi come funziona il modec, è solo per farvi capire come si fa a reperire le informazioni per RFactor 2. Già di base comunque ci sono belle cose da andare a guardare qui comunque, ragazzi, no? Quindi basta fare il play per fare vedere come avanza la vostra auto. Vedete che si vede l'acceleratore in questa scheda qui, c'è anche il track report per vedere quello che abbiamo fatto, in che marcia, eccetera, eccetera. Quindi ci sono veramente tante cose da vedere. E qui, per tornare, diciamo, a quello che è il video che ho fatto precedentemente, da qui si possono vedere le temperature delle gomme, ragazzi, molto interessante. Quindi, ragazzi, nella speranza che questo mini tutorial vi sia stato di aiuto, o vi sarà di aiuto, come al solito, se il video vi è piaciuto, pollice in su, non esitate a lasciare un commento qui sotto, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, e soprattutto attivate la campanellina per essere notificati ogni qualvolta pubblico un video. Noi ci vediamo prestissimo, da Fabris è tutto, ciao!